Ladies and gentlemen, welcome to music. È arrivato il momento di conversare con Lorenzo Pasini, in arte Material Fields, anche chitarrista dei Pinguini Tattici Nucleari. Lorenzo, ci senti? Sì, vi sento bene. Ciao. Ciao. Un piacere conoscerti. Piacere. Piacere mio, piacere mio. Allora, diciamo che siamo curiosi di sapere che cosa ci sia dietro questo nuovo progetto e vorremmo un po' sapere la storia di questo brano, come nasce questo brano e come nasce l'idea di intraprendere un nuovo tipo di percorso artistico. Allora, è nato come tante cose in realtà durante il primo lockdown, in cui tutto un tratto, come tante persone, mi sono ritrovato con un sacco di tempo da investire in qualcosa, e quel qualcosa è stato produrre brani miei, che era una cosa che non avevo avuto tempo materialmente di fare negli ultimi anni. E questo brano in particolare è nato dalla riflessione, diciamo, sulla spiritualità, possiamo chiamarla, che non è la religione, ma a me piace pensare che spiritualità e religione sono due cose che possono essere distinte. La spiritualità può essere anche laica, per dire, però è il rapporto con la parte non totalmente logica, diciamo, della nostra persona. E parla appunto il brano di come a volte ci si sente immersi in qualcosa che è appunto questa spiritualità, ma non si riesce a interagire come si vorrebbe, anche perché non è una società che ti invoglia particolarmente a farlo, non è una società che ti invoglia particolarmente alla riflessione, ti invoglia molto di più all'azione, per dire. Certo. E quindi questo è in breve un po' la storia del brano. Allora Lorenzo, io già sento un'intesa tra di noi, perché io pure mi chiamo Lorenzo e devo dirti che come salto da diciamo carriera solista per intraprendere appunto questo nuovo tipo di carriera non è per niente male, considerata appunto l'uscita del brano Low Lights, che ne abbiamo fatto un piccolo accenno prima, e stavamo dicendo che è interessante come tu abbia combinato più generi seguendo un po' comunque uno schema che è quello di una lezione di vita. La domanda che ti volevo fare è: come è nato, diciamo, l'idea di unire questi generi? Allora, ti dirò la verità, è venuto tutto in modo molto spontaneo, nel senso che io mi sono messo a scrivere e il pezzo è venuto da sé. Questo in particolare è nato dal riff iniziale, dal riff di chitarra iniziale. Giorno suonando mi è uscito e ho pensato, ok, magari vale la pena farci una canzone. E tutto è venuto in maniera abbastanza naturale. In generale, i pezzi che ho scritto per tutto l'album, poi che uscirà, non sono stati scritti cercando di tenere un preciso canone. Ho cercato che la musica venisse come mi usciva, come elaborata probabilmente già da qualche parte dentro di me. E questo non è è sì un singolo, ma è un singolo che anticipa un album, giusto? Esatto, esatto, esatto. E in questo album cosa possiamo aspettarci dal punto di vista di evoluzione di questo progetto? Cioè rimarrai fedele a quello che è, diciamo, il disegno di Low Lights, oppure si diversificherà? No, si diversificherà molto, nel senso che già il prossimo 8 aprile, in realtà, uscirà un altro singolo, il secondo singolo, l'ultimo, in realtà prima dell'uscita dell'album, e quello, per dire, avrà già un'atmosfera completamente diversa, sarà molto più elettronico, sarà molto più soft, almeno nella prima parte del brano, e avrà in generale proprio un tessuto sonoro pensato in maniera differente. Quindi è un album che vive di tante nature diverse e che si collega, chiaramente, cioè credo, o meglio spero, di essere riuscito a dare un'impronta stilistica comune, ma vive di tante influenze diverse, di tanti mondi musicali diversi. Senti, noi abbiamo dato un'opinione nostra personale su Low Lights, ma quello che mi chiedevo è: cosa ne pensano i membri del tuo gruppo? Gli hai fatto ascoltare un po', immagino di sì, le canzoni e anche le canzoni inedite che devono ancora uscire? Che cosa ne pensano? Ma devo dire che in generale mi supportano, questo assolutamente, e in generale le reazioni sono state positive anche
da parte loro, a chi più o chi meno. Poi all'interno del gruppo ascoltiamo tutti tante cose, ci sono delle grosse intersezioni musicali tra di noi, ma poi ognuno ha il proprio universo musicale di riferimento. Quindi diciamo a chi più o chi meno, però sì, è piaciuto. E io avrei due curiosità. Sì. La prima è la scelta dell'inglese sia per quanto riguarda i brani, sia per quanto riguarda diciamo, il tuo nome d'arte, a cosa è dovuta. E la seconda è l'immagine di copertina. Suggerisce qualcosa? È da interpretare oppure è semplicemente un'immagine che ti piaceva? Ok, allora andando con ordine, l'inglese è venuta come scelta in maniera molto spontanea, nel senso che questo tipo di musica, almeno la maggior parte delle influenze musicali che poi sono confluite in Material Seeds, sono influenze in lingua inglese, diciamo. Quindi è stato abbastanza spontaneo per me restituirle attraverso lo stesso mezzo linguistico. Per Certo. esempio, alcune delle mie più grandi ispirazioni per il progetto sono Steven Wilson, i Porcupine Tree, i Nine Inch Nails, come vedi, sono tutti nomi inglesi, cioè Certo. anglofoni, diciamo. Quindi questa scelta è venuta in maniera abbastanza spontanea. Per quanto riguarda l'immagine di copertina, la seconda in realtà è un'immagine che mi è piaciuta, nel senso che ero a fare una passeggiata in campagna con la mia ragazza, ho preso un po' di foto e questa in particolare mi è piaciuta molto e abbiamo pensato di elaborarla insieme per riuscire ad arrivare a questo effetto estetico. Diciamo che l'effetto voleva essere più estetico che simbolico. Senti, ma tu e i Pinguini Tattici Nucleari, come vi siete conosciuti? Perché noi sappiamo che voi nascete nel 2011, ma com'è nata l'idea di collaborare tutti insieme? Anche quello è venuto in maniera molto spontanea, nel senso che io conosco Riccardo da tanti anni, da prima in realtà di entrare nel progetto, e poi quando il vecchissimissimo chitarrista è uscito mi ha chiesto se volevo entrare a far parte, appunto che sì, era il 2011, esatto, credo. E in realtà poi gli altri membri del gruppo sono arrivati man mano, perché sai, quando la musica inizia a diventare un lavoro, chi ne ha magari già uno, penso al nostro vecchio chitarrista che fa di lavoro l'infermiere, deve scegliere, no? Se intraprendere la carriera della musica, che comunque è sempre Certo. molto imprevedibile, sempre molto, mo mo molto, molto bella, ma molto anche avventurosa, diciamo così, o se invece tenere un lavoro generalmente considerato normale. E Capito. quindi ci sono stati un po' di avvicendamenti nel gruppo fino ad arrivare a questo, ma è stato abbastanza spontaneo anche quello. Certo, allora è arrivato il momento di andare ad ascoltare Low Lights, Material Fields e poi continueremo la nostra chiacchierata. Thank you.
Questa era Low Lights di Material Fields e siamo con Lorenzo Pasini e proseguiamo la nostra chiacchierata con una domanda, ovvero in un futuro prossimo, come hai intenzione di gestire questa nuova esperienza da solista, sia a livello di eventuali promozioni, di eventuali tour, e poi per quanto riguarda poi la concomitanza con quella che è il tuo impegno anche all'interno del gruppo. Allora, chiaramente la presidenza ce l'ha il mio impegno con i Pinguini, infatti non ho al momento in programma un tour con i Material Fields proprio perché appunto nei prossimi mesi partiremo per il nostro tour con i Pinguini Tattici Nucleari e non volevo che Finalmente, ci fossero direi. interferenze da questo punto di vista. Spero di poter fare delle date poi magari in autunno, in realtà la mia priorità, diciamo, è fare degli spettacoli come li ho in mente io, più che fare degli spettacoli a tutti i costi. Quindi devo anche capire in che modo imbastirli. Certo. E scusami Lorenzo, hai appena detto nel modo in cui voglio farli io e ci potresti dire più o meno qual è l'idea di come vorresti presentare la tua futura carriera da solista? Allora, il punto è questo, già con la mia precedente band prog Marcias mi è capitato di suonare magari in delle situazioni dove, sai, i concerti che fai, soprattutto in ambito progressive, che non è, diciamo, il genere più ascoltato del mondo, magari sono in un determinato tipo di situazioni. Ma mi sono reso conto che ascoltare prog, per esempio, senza avere una situazione audio ottimale è abbastanza inutile, nel senso che ci sono tantissime parti della proposta musicale che vengono perse. Ma diciamo che nel progressive queste tante piccole parti formano la proposta musicale vera e propria. Quindi non è un genere sul quale si può andare molto compromessi e voglio valutare le situazioni live di conseguenza. Questa Certo, era la risposta in breve. hai prima citato il tour, no, dei Pinguini, aggiungo io soffertissimo perché per la questione pandemia ci sono stati mille problemi e finalmente ci potrà essere questo tour. Quello Sì. che vorrei sapere è quanto far parte di un gruppo che a livello creativo può dar tanto, no? Può insegnare tanto, ha Certo. contribuito a livello di esperienze. Voi avete fatto, immagino che in questi anni, con i vari Sanremo, i vari tour, i vari palazzetti, ci siano state tante esperienze che avete condiviso. Quanto c'è dei Pinguini, quanto c'è degli altri membri, quanto Riccardo ti ha aiutato, diciamo, a iniziare questo percorso a livello di cantante, a livello canoro, diciamo. Allora, tantissimo, tantissimo, non sarei chiaramente assolutamente il musicista che sono oggi nel bene e nel male, ovviamente, se non fosse per l'esperienza con i Pinguini, perché questi anni insieme mi hanno chiaramente permesso di imparare un sacco di cose, di capire meglio quello che voglio fare, quello che mi piace e quello che non mi piace. Che sembra poco, ma è veramente già tantissimo riuscire a scremare queste due cose. E sì, l'esperienza con tutti gli altri membri del gruppo mi ha arricchito moltissimo, mi arricchisce sempre molto lavorare, esatto, anche con Riccardo, dal quale ho imparato tante, come si dice, tante tecniche anche di produzione, per dire, giusto per citare una piccola parte di un discorso molto ampio in realtà. Quindi sì, ha contribuito veramente, veramente molto. E senti, per quanto riguarda proprio le tecniche di produzione, io ho due domande, diciamo. Allora, la prima riguarda Sì. proprio qual è il pezzo che, diciamo, ti è piaciuto di più produrre e perché proprio quel pezzo, che può essere qualsiasi canzone, anche la tua canzone da solista, non per forza legata al mondo dei Pinguini Tattici. E poi volevo chiederti proprio qual è il tuo approccio per quanto riguarda proprio la produzione, ovviamente in termini semplici, come nasce la Ah, canzone, come ok. la pensi, come registri, qual è la cosa che decidi di fare prima. Ok. Allora, riferimento alla prima domanda, ti dirò la verità, nei Pinguini Tattici Nucleari la parte di produzione viene seguita, come si dice, per la maggior parte da Riccardo.
quindi su questo punto non posso magari risponderti perché chiaramente tutti contribuiamo con idee, con pareri, con la registrazione poi delle parti, ma dal punto di vista prettamente della produzione non posso risponderti sui pinguini, quindi ti risponderei uno dei miei pezzi, però voglio che poi magari la gente sia libera di ascoltare i pezzi liberamente, visto che non sono ancora usciti. Per quanto riguarda il mio approccio alla produzione è molto variabile, è molto dipendente dal pezzo, da quello che voglio ottenere. Ci sono pezzi che sono nati da un'idea, per esempio uno dei pezzi che appunto ci sarà, che si chiama Sane, è uscito pensando, ok, voglio che ci sia qualcosa, un riff di chitarra che suona sporco, che suona fatto male. Paradossalmente questo è stato il punto di partenza poi del brano e poi ci ho costruito intorno alla canzone. In altri pezzi invece, come appunto Low Lights, è nata prima la parte di chitarra e poi ho costruito il pezzo di conseguenza. Diciamo che poi una parte grossa della produzione è capire in che direzione puoi mandare il brano, perché quando hai in mano un riff, il riff può essere embrionalmente rock, può essere pop, può essere rap, può essere un sacco di universi diversi. Certo. Quindi capire che cos'è che vuoi trasmettere, cos'è che senti tu in realtà in relazione al pezzo è il primo step a livello di produzione, per quanto riguarda me chiaramente. Poi potremmo parlarne ancora un po', ma forse tiriamo domani. Allora, per evitare di tirare fino a domani, allora io ti farei un'ultima domanda prima di salutarci, ovvero okay. Se riesci a dirmi... un'esperienza, io prima citavo Sanremo perché immagino che per un artista sia un punto d'arrivo, però se riesci a citarmi un'esperienza che degli anni passati che ti ha fatto pensare, cavoli, ho intrapreso questo percorso che non è facile, in cui non è facile riuscire ad emergere, però ho fatto bene a rischiare. Ok, devo pensarci un secondo. Allora, inizio col dire che Sanremo sì, è un punto d'arrivo, ma è un punto d'arrivo, ma anche soprattutto un punto di partenza. Anzi, il punto, certo. Il senso di Sanremo è essere un punto di partenza, assolutamente, perché è una grande vetrina nella quale tu puoi promuovere la tua musica e promuovere quello che stai producendo. E abbiamo visto proprio nel vostro caso, ad esempio. Abbiamo visto ad esempio con l'esplosione definitiva dei pinguini proprio dopo il podio, no? Ti ringrazio, sì, esatto, per esempio lì ci ha aiutati sicuramente molto a interfacciarci con un pubblico che ancora non avevamo incontrato all'epoca. Mentre per quanto riguarda momenti pivotali della mia esperienza personale, potrei dire, il sold out all'Alcatraz di Milano, forse perché è un posto che ho sempre considerato un tempio, diciamo, della musica, ci ho visto un sacco dei miei artisti preferiti, e suonare all'Alcatraz pieno per me è stato un grande momento che mi ha fatto pensare, ok, sì, forse questo lavoro lo stiamo facendo nella direzione giusta. Certo. Allora, ti ringraziamo Lorenzo, è stato un piacere. Ricordiamo a tutti andare ad ascoltare Material Fields con Low Lights e i prossimi singoli in uscita. Ti salutiamo con uno dei più grandi successi dei pinguini, ovvero Pastello Bianco. Grazie ancora Lorenzo. Grazie a voi, buona giornata, un saluto a tutti quanti. Per favore non piangere, non ci rimanere male, che noi ci conosciamo bene dalla prima.